Tappa a Cosenza per Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ospite di un nuovo circolo che riunisce l'area urbana di Cosenza, Rende e i comuni limitrofi. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto in Italia, nel Mezzogiorno ed in Calabria alle recenti consultazioni europee. Il nostro risultato alle europee è un risultato clamoroso, non solo in termini percentuali, raddoppia rispetto alle ultime politiche, ma anche di fronte a un calo dei votanti, un aumento in termini di voti assoluti molto significativo, 500.000 di voti in più. È il frutto di una scelta politica, del coraggio, di una proposta chiara, netta, che non gira intorno alle questioni centrali che hanno a che fare con la vita degli italiani e delle italiane e con quello che accade nel mondo che abbiamo di fronte. E contemporaneamente di una proposta politica che si è fatta carico e si fa carico della costruzione di un'alternativa alla destra. Per le prossime regionali stiamo lavorando su più livelli perché la coalizione alternativa alla destra sia in grado di offrire credibilità agli elettori, impegnandosi su temi politici, e stiamo strutturando il campo largo. Discuteremo a livello nazionale delle prossime alleanze in vista delle regionali, consapevoli che l'obiettivo comune è battere il centrodestra, che adesso sta governando con Roberto Occhiuto. Invece di discutere della geografia del campo o dei suoi aggettivi, noi vogliamo concentrarci sulla proposta politica e sulla sua credibilità. Capitolo autonomia differenziata. Che non esista una posizione ibrida, bisogna essere o a favore o contro lo spacca Italia, perché così si chiama. E allora il presidente di una regione del Mezzogiorno che non si batte contro una misura che punisce in modo irreversibile e drammatico il Mezzogiorno, ma non solo il Mezzogiorno del paese, che porta indietro l'Italia, significa essere dalla parte di chi umilia ancora di più un Mezzogiorno che è già troppo sofferente.